Oggi Luigi Pirandello, il mio primo grande amore letterario, di quando ero giovane. E oggi mi sono venute in mente due cose che ha scritto lui, due brani, fra gli infiniti che possono venire in mente quando si parla di Pirandello. Ma questi mi sconfinferano. Come direbbe Totò, mi sconfinferano assai. Il primo è tratto dal Giuoco delle Parti, storia di corna, il solito triangolo, e quando va bene un triangolo, se non diventa un icosaedro, infinite facce, spigoli, angoli. Ma non voglio entrare in polemica. Guarda, è come se all'improvviso, non sai da dove, ti arrivasse un uovo fresco. Se sei pronto lo prendi, lo fori e te lo bevi. Lo infilzi nel pernio del tuo spillo. Te lo giuochi come una palla di celluloide. E poi, paf, lo schiacci fra le dita e lo butti via. Il secondo brano è tratto dal Berretto a sonagli, sempre del mitico Luigi Pirandello. Devi sapere che abbiamo tutti tre corde d'orologio in testa. La seria, la civile e la pazza! Soprattutto dovendo vivere in società, ci serve la civile. Per cui, eccola, sta qua. In mezzo alla fronte. Ci mangeremo tutti, signora mia, l'un l'altro, come tanti cani arrabbiati. Non si può. Io mi mangerei, per modo di dire, ad esempio, il signor Fifì. Ma non si può. Cosa faccio allora? Do una giratina così alla corda civile e gli vado dinanzi con cera sorridente e gli dico: Oh, ma quanto mi è grato vedervi, caro mio signor Fifì. Capisce, signora? Ma può venire il momento che le acque si intorbidano. E allora io cerco prima di girare quella corda seria per chiarire, mettere a posto le cose, fare le mie ragioni, dire 4 e 4, 8 senza tante storie, quello che devo. Che se poi non mi riesce in nessun modo, ferro la corda pazza, perdo la vista dagli occhi e non so più quel che faccia, non so più quel che faccia, non so più quel che faccia, non so più quel che faccia.